Salvatore Città Bettini si avvicina all'elite. Contro lo Spess Artiglio l'11 di Alvaro Giorgetti fa altri 3 decisivi passi verso la promozione. Mauro Ionni lascia in avanti il solo Grimaldi e questo atteggiamento frena lo Spess Artiglio, mai veramente pericoloso dalle parti dell'Army. Il Bettini gioca su ritmi bassi, al 15esimo Viola Vedanetta che spara dal limite, ma Morras si allunga e blocca in due tempi. Le piccole dimensioni del campo Spess non permettono al Bettini di trovare facilmente spazio, così ci si arrangia con i tiri da fuori, come al 23esimo con Bonanni. Gli ospiti crescono e sul crepuscolo del primo tempo sfiorano due volte il vantaggio. Al 34esimo Miracolo si libera bene al tiro ma strozza troppo il sinistro. Un minuto dopo invece Anedda riceve palla da Stefanini ma la punta dopo una serie di finte e controfinte non riesce a trovare lo specchio. Ma è nella ripresa che il Cinecittà fa sua l'intera posta. Al quarto Tamburlani beffa Morras sul primo palo e a nulla servono le proteste dei calciatori della Spess che trovano un buco nella propria porta. Il replay infatti non lascia dubbi sulla regolarità della rete. Trovato il vantaggio i ragazzi di Giorgetti dilagano. Al nono Anedda scarica per Miracolo, sinistro del numero 11 e Morras è battuto per la seconda volta. Il Bettini ora comincia a collezionare palle gol. Anedda al 18esimo sfiora il tris con un lob, mentre al 29esimo il neontrato Pagliaroli calcia alto da due passi, ben imbeccato in the box da Galeppi. Ma il terzo gol è solo rimandato al 31esimo quando Anedda prova a farsi largo tra le mani della difesa nerazzurra. Palma è costretto a stenderlo e il signor Conti decreta il calcio di rigore che lo stesso Anedda realizza con freddezza. Per il Cinecittà Bettini però non è ancora elite. Il Tor Sapienza batte la Libertas Centocelle e rimane a 3 lunghezze. Ma sabato prossimo al Cinecittà 2 ad Albanese e compagni basta un punto contro il Colleferro per festeggiare la promozione degli imbattibili. Grazie.